Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video su Runeterra. Volevo fare questo video in realtà già ieri o l'altro ieri, però grazie a questa nuova collaborazione che ho con Riot sono venuto a conoscenza della patch note qualche giorno prima, quindi ho visto che avrebbero fatto dei bug fix più che altro, poi c'è stata un po' un'insurrezione perché non sono state modificate in nessun modo le carte, anche se a mio parere è una cosa normalissima visto che quasi sempre ha funzionato che una patch ci sono dei nerf, dei buff o escono nuove carte, una patch, bug fix e altre piccolezze, tra virgolette. E questa volta però non è stata presa bene, anche se diciamo che è la routine che di solito attua la Riot. Comunque sia, ognuno è libero giustamente di arrabbiarsi per quello che vuole. Ma visto che è arrivato il bug fix a Cataclisma, che prima rendeva un po' complesso giocare questo mazzo, ovvero Lucian Azir, ho voluto aspettare che ci fosse il bug fix in modo tale adesso da poterlo giocare e potervelo anche mostrare al massimo delle sue capacità. Andiamo a vedere il mazzo. Eccolo qua, 25 carte di Demacia, 15 di Shurima. Il mazzo ricorda un po' il vecchio Scout, che tra l'altro secondo me non è sparito per sempre, potrebbe tornare, ma è più incentrato sullo swarm in board, sull'evocazione di questi soldati che aiutano ad attaccare sempre con più costanza e mettendo pressione continua l'avversario, sfruttando appunto i molteplici attacchi. Per fare questo, cosa abbiamo nel mazzo? Insieme ad Azir mettiamo Lucian, Lucian che una volta evoluto, la prima volta nel turno in cui muore un nostro pezzo, prepara di nuovo l'assalto. E bisogna stare attenti a questa cosa perché, ad esempio, se abbiamo Lucian evoluto, facciamo l'attacco con Scout, muore un pezzo, bruciamo la preparazione dell'attacco perché già Scout l'ha fatto. Quindi state attenti a queste cose. Magari se avete già Lucian evoluto, attaccate prima con tutto, in modo tale che torna l'attacco grazie a Lucian, poi fate l'attacco con Scout e poi di nuovo attaccate con tutto. Queste sono delle piccolezze che poi giocando il mazzo comincerete ad apprezzare. Tra l'altro, da quando c'è stata la modifica, Lucian prepara l'attacco anche nello stesso turno in cui si evolve, quindi se lo evolvete e poi muore un altro pezzo, preparate immediatamente l'attacco, quindi fate attenzione anche a questa cosa. Oltre a questo, ovviamente abbiamo Cataclisma. Cataclisma che ci permette, al contrario ad esempio di Single Combat, di diciamo, sfidare un nostro avversario in un combattimento uno contro uno, ma lo facciamo attaccando in tutto e per tutto. E di conseguenza evochiamo i soldati che ci dà Azir, che ci dà l'altare dell'imperatore, che è il monumento a due. E oltre a questo, ad esempio, se noi andiamo a fare Cataclisma su un pezzo con Scout e non abbiamo ancora attaccato con Scout, rigenera l'attacco perché viene considerato come un attacco fatto con Scout, quindi questo può anche essere un modo nel turno dell'avversario per di fatto fare due attacchi nuovi. Insomma, questa è un po' la meccanica base. Abbiamo ovviamente varie carte con Scout per cercare di evocare il più possibile questi soldati. Quindi abbiamo l'assalto accecante, abbiamo il Ranger brizzolato, abbiamo anche il compagno Grancorno. Che cosa succede? Muore un sacco di gente in questo mazzo perché i soldati sono tutti quanti effimeri e quindi inseriamo anche ricordo che a volte riusciamo a giocare magari anche a zero mana, comunque a costo molto basso e ci permette di avere altri pezzi per continuare la nostra pressione. Altre piccole chicche, quando noi attacchiamo con Scout e vengono evocati i soldati, è considerato comunque un attacco con Scout perché si attiva prima l'abilità Scout e poi vengono evocati i soldati, che loro non avrebbero Scout e quindi magari si potrebbe pensare vadano a bloccare questa sinergia, non è così. Citria, quando attacca, dà il +1/+1 anche ai soldati perché i soldati vengono evocati, quantomeno quelli di Azir e dell'altare, quando questi due sono in panchina, diciamo. E Sidri attacca, vengono evocati prima. Attenzione che se invece li evoca un pezzo che sta combattendo, l'ordine è importante perché in base all'ordine dà o meno il +1 in attacco è temibile anche ai soldati. Qual è il Mulligan? Allora, il Mulligan potrebbe sembrare cambiare in base attacco dispari, attacco pari, perché ad esempio il custode delle dune è molto più forte quando attacchiamo a turno dispari, è vero, ma anche attaccare a turno pari è utile avere il custode delle dune perché giocare il custode delle dune a turno 1 e altare dell'imperatore a turno 2 ci permette comunque sia di attaccare col custode e generare il soldato che di fatto abbiamo un po' sprecato
nel primo turno quando abbiamo evocato il custode. Quindi custode Dune si tiene sempre. Altare dell'imperatore e o Lucian quasi sempre a seconda del matchup. Ad esempio contro un mazzo control con magari delle valanghe è più forte nell'altare rispetto a Lucian, perché l'altare evoca pezzi già in combattimento che non possono essere uccisi da carte come Valanga. Lucian invece magari è più sensibile a queste cose. Ovviamente però Lucian, se abbiamo qualche combat trick, invece diventa estremamente utile, perché magari l'avversario va a fare un AoE pensando di ucciderci tutto, noi con il combat trick, che può essere pietra plasmata, può essere vista acuta o magari anche terminazione se gli altri pezzi hanno meno vita di Lucian, teniamo in vita solo Lucian, magari lo evolviamo e all'improvviso andiamo a fare un attacco molto esplosivo. Azir tendenzialmente si tiene perché è molto forte come pezzo, un po' quello attorno a cui gira tutto il mazzo. E attenzione, perché se vi trovate contro Fiora, Fiora va a nozze con l'evocazione di questi soldati e quindi rischia di vincere la partita in pochi turni. Magari è utile pensare ad un mulligan in cui andiamo a togliere sia l'altare sia Azir, sia magari anche volendo il custode delle dune, per andare a cercare invece pezzi più pesanti come il Gran Corno, il Ranger, Sidria, Lucian stesso, che possono competere meglio con Fiora e rendergli più difficile il completamento della quest. Andiamo a giocare al mazzo. Stiamo contro Thranduil Lissandra, un mazzo control. Ecco, questo è uno degli esempi in cui, a mio parere, bisogna stare attenti al mulligan, perché questo è un matchup che secondo me è molto polarizzato a nostro favore se giocato nel modo giusto, ma può tranquillamente portarci a una sconfitta se giocato nel modo sbagliato. A me non piace tenere Lucian contro un mazzo del genere. Azir invece è molto forte, preparativi degli antichi sempre utile. Possiamo tenere il custode di Dune per attaccare a turno 2, comunque sia sono danni iniziali, perdere il pezzo non è niente di drammatico, facciamo doppia evocazione per Azir. Qualora trovassimo anche l'altare sarebbe ovviamente ancora meglio. Andiamo a cercarlo con i preparativi. Qui se troviamo altare lo scegliamo sempre. Non troviamo altare, ma troviamo custode dune. Ecco, custode dune qui potrebbe essere una giocata molto aggressiva, che onestamente a me piace. Veniamo, diciamo, in qualche modo puniti. Non soltanto dalla spell fast, costo 3 Il di deserto è Lissandra. pieno di Secondo me però è una punizione che possiamo accettare, anche perché quella carta in generale ci mette in difficoltà anche a turni inoltrati, perché può eliminare tutti quanti i soldati di sabbia. Lui non ce l'ha, quindi buono per noi, abbiamo già pushato 8 danni, molto 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 importante. Qui ovviamente lui sarà costretto a fare una rimozione. E attenzione, perché se lui qua fa una valanga, la cosa forte di aver giocato prima Questo ti toglierà il così fiato. è che possiamo fare ricordo. Lui però non fa valanga. Attenzione. In questo caso lui è rimasto con 3 mana. Valanga non la può più Non fare. potete seguire. Quindi niente ricordo per Questo questo è turno. disonore. Il nostro avversario ci attacca con una 3-3. Onestamente, farci 3 danni non è assolutamente un problema. Teniamo tutti i pezzi che attaccheranno il prossimo turno. Cerchiamo di massimizzare. Ok, allora lui prima non ha giocato l'AoE. Giocata particolare. Giocata particolare, che ci fa venire anche dei dubbi, onestamente. Però io non andrei a rischiare l'assalto, perché la situazione non è così drammatica. Andrei subito ad attaccare. Anche perché se ci vengono eliminati anche solo due pezzi, uno muore da solo, l'altro probabilmente ci blocca. Infatti è così. Possiamo già giocare a ricordo. Vediamo quale sarà adesso la sua Un scelta. odioso sacrificio. Un altro lo Una cambierei mano di cortese, pietra. ok? Va bene. Io inizierei qui con ricordo. Il prossimo turno, in realtà, potremmo anche pensare di fare assalto accecante e cataclisma. Se vogliamo essere aggressivi nel suo turno. Se invece ci accontentiamo poi di giocare al nostro turno, possiamo andare di compagno Gran Corno. Dipende anche se lui tiene 3 mana spell, perché vorrebbe dire andare a 9 mana. 9 mana significa rovina. Ok. Questo è pericoloso. E a questo punto, secondo me, è fondamentale andare a fare questa giocata. Decisamente fondamentale.
Non vogliamo perdere questi pezzi senza che compiano qualche altra malefatta. Si va così. Vediamo se ha una risposta. Ovviamente in questo caso, certo, non è il massimo se lui ci fa ad esempio, un banchetto, però in quel caso sta uscendo un pezzo che morirebbe in ogni caso. Il banchetto evoca un pezzo che muore a sua volta. Diciamo che possiamo accettare. Vedete che ci ridà il gettone d'attacco perché abbiamo attaccato con uno scout. Possiamo andare di nuovo ad attaccare. Il grab ovviamente va fatto qui. Sono parecchi danni. Sono parecchi danni. Lui non muore perché prende il più uno più uno dato dal combat. Va a 2 punti vita perché il monumento fa 2 danni anche in faccia. E a questo punto potremmo andare ad attaccare direttamente oppure giocare Ranger. Allora, giocare Ranger non è male, perché anche se lui fa Ruination abbiamo vinto. Però lui potrebbe anche avere un danno d'aria. Nel caso del danno d'aria andremo a perdere Ranger e Drago, è vero, abbiamo vista acuta, ne potremmo salvare uno dei due. Secondo me vale la pena. Secondo me vale la pena fare Ranger qui, è più sicura come cosa. Che lui attaccando con tutti subito potrebbe avere magari un Withering Veil più un'altra carta e riesce a salvarsi dalla Lethal. Perché noi andremo a fare vista acuta, ma magari lui riesce con così a rimuovere. Infatti, arriva il danno d'aria. Andrei a salvare il nostro scout, che può fare 2 attacchi. E il nostro avversario si arrende. Come vi dicevo, secondo me è una partita molto facile da vincere se però mullicate bene. Contro Pirate, a volte tornano. Ovviamente non si vede tantissimo, ma come al solito è più perché si gioca magari altro per la novità. Pirate rimane un mazzo molto forte. Allora, Preparativi Antichi direi che è un'ottima carta. Lucian anche mi piace molto. Arriviamo a 3 mana al terzo turno attacco e quindi forse azzarderei ad andare a cercare qualcos'altro. Vabbè, torno fondamentalmente quasi le stesse carte di prima. Vediamo se troviamo magari un Azir. Non troviamo Azir. Troviamo Vista Acuta o Cataclisma. Allora, si può anche fare salta, quando facciamo i predict. In questo caso, però, no, non mi piace fare salta perché abbiamo belle carte tra cui poter scegliere. Andrei di Vista Acuta. Andrei di Vista Acuta che ci può far fare dei value trade o anche volendo possiamo bloccare Zap. Ok, l'animaletto temibile. L'animaletto temibile. Lui attacca solo con loro due, ovviamente. Noi questi qua li dobbiamo far passare. Purtroppo. Siamo felicissimi, ma tant'è. Possiamo già giocare questa coppia, che è molto forte. Questo attacco a me piace abbastanza, perché possiamo andare a grabbare l'1-2 con determinazione e salviamo il pezzo. Ok. Dio, qua c'è un po' un rischio, ovvero quello che lui possa fare Fervor, perché non ha giocato nulla. Lo accetto. Lo accetto. Rallentiamo comunque di molto la sua aggressione se lui va a fare Fervor qui per evitare la nostra giocata, ok? Passa di nuovo. Non c'è tempo per Sembra sprechi. evidente che lui abbia Miss Fortune in mano. Allora, l'animaletto può essere bloccato soltanto da Lucian. Viceversa, però, il 2-1 fa sempre un danno. Quindi io preferisco intanto prendermi questo. Ed il 2-1 in caso se attacca subito, blocchiamo magari anche con vista acuta. Se invece non attacca subito, possiamo mettere Ranger il prossimo turno. Se noi mettiamo qua Ranger, lui attacca, almeno con loro due.
lo blocchiamo col 2-2. 3-1 andrebbe a bloccare il 2-1, ma senza successo. Potrebbe attaccare anche con Miss Fortune. Passo. Ok. Qui il dubbio è se bloccare qui o lasciar passare questi danni. Li lascio passare. Lascio passare, accetto questi danni. È vero che andiamo bassini, però secondo me bisogna mettere pressione qui. Ha fatto un attacco timido lui, non ha attaccato con Miss Fortune. Ok. L'altare è forte. L'altare è molto forte. L'altare è molto forte perché ci permette di forse evolvere Lucian. Ok. Wow. Ah, ok. Dobbiamo Lucian. Non vogliamo che muoia, non ci piace. Ok. Peccato, peccato, peccato. Seconda Miss Fortune. Beh, giusto così, non ci possiamo giocare intorno. Molto improbabile statisticamente che lui abbia questa giocata. Comunque è rimasto con due carte in mano. Che non è malissimo, non è malissimo. Certo, non avesse avuto questa seconda Miss Fortune, per lui sarebbe stato molto brutto questo turno. Ok. Giocata automatica qui. Ovviamente Fabbro della guerra a rapporto. arrivano i danni. Per la gloria di Noxus. Dovremmo cercare di non arrivare a 4 punti vita, ma credo sia impossibile. Perché se adesso attacca con tutti noi a 4, cioè, ci andiamo per forza. Saltiamo? C'è qualcosa che ci interessa qui? Probabilmente no. Quello che vogliamo forse è un combat trick che ci possa provare a fare l'ital. Prossimo turno. Sì, di questo non mi interessa nulla. Ok, solo così. Wow. Solo così. Inaspettata questa cosa. Questo è molto positivo. Questa cosa in teoria ci dà tempo. Ah, questo è un danno. Questo è un altro. Siamo a 5. Non può ucciderci con Decimate. Beh, io sacrifico lui, preferisco tenerlo il compagno. Non arriva un trick, purtroppo. Però questo attacco è forte. Quando sarà tutto E finito, anche questo top deck è molto non forte. fare promesse. Non mi interessa grabbare il barile. Allora, se non grabbiamo il barile dopo lui fa due danni con l'abilità. Lui deve bloccare con uno di questi. Fa un blocco qui e un blocco qua. Ha due pezzi, andrà ad attaccare con entrambi, ne bloccheremo uno, farà due danni di barile più due danni del pezzo che entra. Andiamo a un punto vita. Non siamo morti. Si grabba il barile, ci facciamo prendere dal blocco qui. Peccato, avessimo trovato un combat trick e avremmo salvato il Gran Corno contro Gangplank, sarebbe stato ovviamente molto molto diverso. Questo forse ci avrebbe fatto vincere il game prima, però va bene. Noi ci possiamo salvare così. Noi ci possiamo salvare così. Sì, che è il modo migliore per salvarci. Purtroppo non siamo in Lethal. Purtroppo non siamo in Lethal. Ha trovato sopraffare che questo balire è molto forte. Molto forte. Siamo ancora vivi. Siamo ancora vivi. Mamma mia, questa partita è tesissima, raga. Tesissima. Lui piange. Piangi te, pensa io. Beh, ovviamente qua dobbiamo giocarcela col tutto per tutto. Non so che carta può avere lui in mano, però noi non vinciamo attaccando, quindi bisogna giocare a Azir. Sperare che lui non abbia danni in mano. No, lo pesca così il danno. Lo pesca così il danno.
Niente, è finita, perché probabilmente ha pescato Fervor. Vari momento, peccato, peccato, GG. Bene ragazzi, abbiamo visto come si vince e anche come si perde, però al cardio palma la partita, quindi ci è piaciuta comunque. E questo mazzo ha dei matchup abbastanza polarizzati, perché ovviamente Fiora è un problemone, però molti control fanno molta fatica, perché non abbiamo troppi pezzi che partono dalla board, ma molti vengono evocati durante il combat, quindi tutte le spell lente che fanno AoE sono molto poco utili contro questo mazzo, il che lo rendono un mazzo molto pericoloso. Ovviamente, come al solito, il poter fare attacchi multipli mette in difficoltà molti mazzi, soprattutto mazzi che giocano carte pesanti, che quindi tendono ogni tanto a dover andare un po' out of mana e non poter controllare quel turno in cui noi magari tentiamo di esplodere. D'altra parte, però, in fase difensiva non siamo eccezionali, quindi mazzi aggressivi che ci tentano di aggredirci, come abbiamo visto nell'ultimo game, ci mettono un po' in difficoltà. Certo, è un po' una guerra a chi aggredisce di più è meglio, e a volte la spuntiamo noi, a volte la spuntano gli altri. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi rimando tutti i giorni dalle 17 alle 21 sul canale Viola nelle live. Per tutti quelli che invece non seguono il canale Viola, ci rivediamo ad un prossimo video. Vi lascio sotto in descrizione i miei link social e il codice del mazzo e il link a Mobalytics per tutti i mazzi, anche quelli che giochiamo appunto nel canale Viola in live. Buon gioco a tutti.